un brevissimo tutorial su come costruire una fottutissima farm automatica. Allora, io l'ho creata su Vanilla, sul multiplayer, non single player, perché non avrebbe senso. Quindi avevo, perché poi vi spiego, tutta una casa automatizzata con la redstone e quant'altro, ma siccome non essendo VIP è stato resettato tutto perché doveva fare manutenzione, bababababa. Comunque, questa è la mia farm automatica che ho fatto per voi su 3 livelli, però potete farla di 4, di 5, di 6, di 7, di 10 livelli, l'importante è farla nel modo giusto, tanto la quantità di roba non cambia. Allora, vi illustro subito i materiali. Allora, misure farm 8x7, 8 sarebbe la larghezza, cioè 4, 5, 6, 7, 8, ok, quindi vedete, massimo 8, e lunga 7, ok, perché poi dopo, quando voi andrete a, come vedete lì dove c'è il vetro, l'acqua, dovete mettere dell'acqua qui nei lati, fare dei canali sia di qua che di qua, ok, e quest'acqua praticamente servirà per irrigare il campo. Solo che se voi mettete l'acqua solo da una parte, tipo qua, ma non da questa parte, e il campo non riesce a irrigarsi tutto, perché l'acqua da questo lato o da quello è uguale, riesce a coprire fino a 5 cubi o 5 blocchi, quindi arriverebbe qua, tutta questa parte rimarrebbe irrigata. Quindi fate di qua e fate anche di là. Comunque, quindi 8x7 le misure, mi raccomando, 8 di larghezza e 7 di lunghezza, perché l'ottavo blocco sarà importante quando andremo a parlare dell'acqua. Quindi un blocco a vostro piacimento, che sia mattoni, terra, cobblestone, pietra concia, quello che volete, poi una lastra, i pistoni appiccicosi almeno 7-8, perché la larghezza potete farla massimo 10, perché se ogni canale irriga 5 blocchi, quindi 5 di qua, 5 di là, fate 10 blocchi, quindi però io vi consiglio massimo 7-8. Poi gli hopper, una leva, un bel po' di redstone, una quindicina di ripetitori del vetro, dell'acqua, baule normale, baule trappola, della terra ovviamente, la zappa per arare il campo e la crafting table per creare il baule trappola, che vi faccio vedere subito come si crafta. Allora prendiamo questo, prendiamo un po' di bauli, sbagliato, redstone, prendiamo un paio di ganci, giusto un paio, andiamo qua, li dividiamo, mettiamo 32 bauli qua, 32 ganci di fianco, quindi al centro i ganci e a sinistra il baule, ed ecco qua i bauli trappola, quindi perfetto, eliminiamo questi e questi li teniamo per dopo. Adesso mettiamo la cesta qua e ci mettiamo i 32 di questi più 32 di questi. Perfetto, quindi praticamente il circuito è tutto fatto di redstone, praticamente proprio tutto. Ho aggiunto anche queste due lampade a pietra rossa, in modo che quando io attivo il circuito si spengono e so che la farm è in funzione, nel senso che sto raccogliendo. Adesso io non ho fatto crescere le piante, ma sostanzialmente l'importante è che capite il procedimento, poi dopo le piante che Dio le benedica. Allora, quindi qua vedete ci sono i 3, 6, 7, 8 pistoni, io l'ho fatta a larga 8, vi faccio vedere con la X-Ray. Allora, qua mettete la vostra bella leva, ecco qua sotto parte tutto il circuito con almeno 3 ripetitori sotto per portare abbastanza sopra, potenziare il segnale, intanto spawnano i pipistrelli, perfetto. Quindi poi dopo dovete mettere su ogni pistone un repeater settato normale, così come lo vedete lo lasciate, cioè così come lo posizionate, non lo dovete toccare né uno né due, così com'è. Poi la redstone che va ai ripetitori sotto, la leva, e se volete fatevi anche il circuito giusto delle lampade. Poi sopra i pistoni, come vedete, io ci ho messo di nuovo i mattoni perché comunque a me piacciono i mattoni, per cui potete usare qualsiasi altra cosa, insomma. Quindi andiamo a mettere di nuovo
adesso praticamente vi faccio vedere qua. Qua ci sono gli hopper con le ceste. Anche qua dovete alternare ceste normale, ceste normale, ceste trappola, altrimenti succede come ho fatto io adesso, ho messo due ceste normali e si accoppiano deliziosamente. Invece voi ne mettete due diverse, una trappola, una normale, e succede questo, e sopra ci mettete gli hopper. Comunque adesso andiamo. Vedete? L'acqua vi porta praticamente tutto il raccolto sopra gli hopper, che a sua volta vanno nelle ceste ovviamente. Quindi 7 blocchi per te, perché l'ottavo blocco è questo. L'acqua più di 8 blocchi, come sapete, non può andare. Ok? Invece se voi la fate scendere al settimo blocco, quindi da qua praticamente come che si resetta, quindi percorrerà altri 8 blocchi, ma di nuovo noi al 7 la bloccheremo e così via. Quindi ragazzi, qua invece la fate arrivare, qua la fate arrivare all'ottavo, così il nono saranno gli hopper, ok? Poi dopo chiudete la leva, l'acqua si chiude perché i pistoni si alzano, il campo comunque sia rimarrà irrigato, non ci sarà nessun problema, cioè quando l'acqua scende non andrà a creare dei danni che vi fa tipo questo, non ve lo fa, il campo rimarrà sempre comunque irrigato. Adesso vi ho spiegato già che materiali bisogna usare, quindi mattoni alla mano, avevamo detto lastra, poi pistone, redstone, ripetitore, leva, gli hopper o tramoggie, come le volete chiamare. Ok, adesso anche la terra e no, no, vetro, facciamolo bianco. Non so, no, aspettate, facciamolo che risalti, questo verdino. Allora, quindi andiamo subito. Allora, questa è la struttura per dove andranno le ceste con gli hopper. Quindi adesso andiamo a mettere i nostri bei pistoni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Qua lo togliamo. Perfetto, perché qua ci va il canale. Comunque adesso definiamo il limite. Ok? Quindi qua ci va il canale. Quindi scavate. Perfetto, qua scavate. Ok, stessa operazione da questa parte. Allora, io qua ho messo un blocco perché mi dava fastidio da fuori che si vedesse la terra e tutto lì, poi dopo voi fate come vi pare. Poi andiamo a chiudere qua e a chiudere qua. Ok, perfetto. Adesso la terra non ci serve più, prendiamo l'acqua. Perfetto. E anche se l'ultimo non viene irrigato non fa niente, perché comunque come va di qua di 5 di blocchi va anche in di là. Quindi anche in di là. Ma che italiano? Boh, vabbè. Anche di là. Anziché di qua. Allora, acqua qua. Altra quetta qua. Ok. Per il momento eliminiamo l'acqua che non ci serve più. Ok. Anche qua poi copriamo. Poi chiudiamo anche qua così, perfetto. Poi intanto sapessi come si blocca il tempo che non voglio la notte. Perfetto, adesso andiamo ripetitore, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la redstone, facciamo
un gradino. Poi sopra i pistoni andiamo ad alloggiare 1, 2, allora 2, quanto tocchiamo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, perché i pistoni quando il circuito sarà attivo sarà sopra, quindi dobbiamo alzare ancora di 1, ok? Quindi qua non mettetene altri, qua ci sono già, quindi fate 1, 2, 3. Qua alzate, basta che fate così, bastate, ma come sto parlando oggi? Poi mettiamo la pavimentazione per l'acqua, perfetto. Ok, adesso andiamo a chiudere il circuito, mettiamo qui, perfetto, ripetitore, un altro ripetitore. Qui, qua, perfetto, la nostra leva qua, vedete? Ok, quindi 5 minuti ragazzi, niente di che, niente di così impegnativo, insomma, ecco, vi faccio rivedere, ripetitore alla mano, qua, quindi uno su ogni pistone, redstone, poi gradino che va giù, 2 a meno 2 o 3 ripetitori per potenziare i 6. Io consiglio 3, 1 andrebbe in teoria intermezzo, tipo andrebbe qua. Fate acusi, ripetitore qua, dai, ci siamo, perfetto. Poi andiamo qua. Qua mettiamo le nostre pavimentazioni. Tiriamo via anche qua. Ecco, voi fatela come vi pare, eh. Non è obbligatorio che cosa fate voi. Questo. OK, adesso vi ricordate che abbiamo messo la roba qui. Quindi il vetro non ci serve più. Questo non ci serve più, questo no. Ok. Prendiamo il baule trappola e il baule normale, perfetto. Quindi prima mettiamo tutti i trappola che sono uno, vedete, così se li unite, invece se voi li sfalsate e poi mettete quelli normali, vedete che non si agganciano, perfetto. Poi quando dovete mettere gli hopper dovete premere shift e saltare, altrimenti se voi lo volete solo mettere mi apre il baule, quindi shift, la freccia in su, l'omino si abbassa, salto e metto, ok, 2, 3, 4, 5, 6 e 1, 7, perfetto. Poi eliminiamo questo, prendiamo l'acqua, ok, poi ecco le lampade ragazzi che vi avvisano. Poi è a piacimento vostro. Poi va bene, prendiamo la nostra zappetta, ariamo tutto il campo di grano, ok, e lo ariamo tutto, perfetto. Siamo pronti per piantare. Perfetto, mi sa che forse ho sbagliato. 1, 2, 3, 4. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, ho fatto il giusto invece. Ok, prendiamo il cibo giusto veloce. Bravo. Dai, prendilo. Bravo. Tanto qua si sta rigando, quindi andiamo a mettere il cibo. Visto che qua ho tirato via il terreno, ma sono dettagli. Ok, perfetto. E noi in teoria abbiamo concluso. Adesso finiamo.
finiamo qua, chiudiamo. Possiamo chiudere, vedete, perché c'è la redstone, ma potrei metterlo di qua, ma non so. Comunque, adesso andiamo a provare questa farm di 2 livelli. Apriamo l'acqua, perfetto, ecco, vedete, tac tac tac, e automaticamente l'acqua mi porta tutta la roba al nono blocco, dove ci sono gli hopper che mi raccoglieranno il tutto, li depositeranno direttamente nella cesta. Niente ragazzi, questo video è concluso, spero di in qualche modo di esservi stato d'aiuto. Ci rivediamo poi in questi giorni, adesso datemi tempo perché sono un po' impegnato, farò un altro video che mi ha richiesto un mio amico, che vuole sapere come si fa la... lo smistamento automatico. Praticamente avrete una di queste ceste dove metterete tutto quello che troverete in giro, tutto, proprio tutto, e da lì, accendendo tutto questo circuito, lo andremo a smistare nelle anche 20-30 casse che voi avete. Quindi sì, lo smistamento automatico. Niente, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciatemi un like, un commento, e se avete qualche richiesta fatemelo sapere, seguitemi anche sulla pagina Facebook. Ci rivediamo, oggi è sabato, massimo domenica sera o lunedì vi carico un altro video sullo smistamento automatico. Ciao e grazie.